Quest'uomo è un immortale. È nato sugli altipiani della Scozia 400 anni fa. E non è il solo. Ce ne sono altri come lui. Alcuni buoni e altri malvagi. Da secoli è in lotta con le forze del male. E la terra consacrata è il suo unico rifugio. Il solo modo per ucciderlo è privarlo della testa e con essa dei suoi poteri. Alla fine ne resterà uno solo. Il suo nome è Duncan MacLeod. Ti fate passare! Claude, sei proprio tu! Ah, Simone, come mai non sei al lavoro? Ci sarei già arrivata se la macchina non mi avesse mollato. Dai uno sguardo tu al motore. Scusami, ma adesso ho molta fretta. Andiamo, non avrei il coraggio di lasciarmi qui. Senti, almeno accompagnami al metrò. Per favore. Che vuoi, figlio di puttana? Non si parla così davanti a una signora. Cerchiamo di salutarci presto, ancora vivi, d'accordo? Ma che succede, Simone? Questa pallottola ti attraverserà la testa e arriverà fino a lui. Vuoi scommettere? Devi proprio scusarmi, Claude. E adesso è meglio che voi due veniate lentamente fuori dal furgone. Senza fretta. Dai, muoviti! Vi ringrazio. Su, tesoro, avanti. Ora tocca a te. Non è un vero angelo? Ma questo voi lo sapevate già, no? È in gamba la piccola. Non farli muovere. Meravigliosa. Dobbiamo andarcene ora. Prendi la moto. Oh! Oh! Non farlo, ho moglie e due bambini, ti prego! Odio i bambini. Nei patti non era prevista nessuna vittima. Quelli stavano per uccidermi, ma io ho sparato prima di loro. Avanti. Andiamo. La tecnica, il colore, è senz'altro autentico. Hai fatto un ottimo affare, Franklin. Certo, lo so. Qualcosa non va? Ricordi quello schizzo di Leonardo? Quello che presentava una lieve abrasione nell'angolo destro. È stato rubato durante la consegna all'acquirente.
quindi 3 milioni perduti ieri sera. In 10 anni un incidente simile non mi era mai capitato. Sarai assicurato, no? Non sei assicurato. Il premio era troppo alto e allora ho avuto un'idea che sembrava buona. Franklin, con le opere d'arte non si può rischiare. Tu non vivi giocando d'azzardo. È un'idea sperimentata. Ho messo il dipinto in un'ambulanza guidata da 2 uomini. Nessuno rapina un'ambulanza. Chi altro sapeva della spedizione? Nessuno. La polizia ha interrogato i 2 uomini? Non può farlo. Sono morti. E i rapinatori vogliono rivenderlo a me, il dipinto. Hanno chiamato un paio d'ore fa preannunciandomi un appuntamento per domani. E non devi dire niente alla polizia. Oh, è proprio un brutto guaio. All'appuntamento ci vado io. È una cosa che non ti chiederei mai. Tu non mi hai chiesto niente. Mi sono offerto. Oh, perché? Pensi di cavartela meglio? Aspetta e vedrai. Bonsoir. Bentornato, monsieur. Come sono felice di vedere. E io sarò felice se la bouillabaisse è squisita come l'altra e volta. E anche più buona. Oh, sto morendo di fame. Accomodati. Oggi c'è una persona che ti voglio presentare. Maurice, lo so che ti piace combinare appuntamenti, no, ma io... No, mio, non è niente del genere. Mm. Si tratta di mia nipote. Veramente. Vieni con me. Gattina mia. Simone Thomas, la mia splendida nipotina. Simone, il mio vecchio amico Duncan MacLeod. Piacere. Piacere mio. Tua nipote non ti somiglia per niente. Oh, questo è più che naturale. Ha preso la bellezza della sua mamma. Una sorella della mia prima moglie. Era una creatura davvero... È facile immaginare com'era. Bene, siediti, siediti. Chiedo scusa, me ne devo proprio andare. Ma non hai nemmeno finito di mangiare. Ho avuto una chiamata. No, non è possibile. Chi può pensare al lavoro anche alle 10 di sera? Chi ha qualche ambizione. La ringrazio. Sarà per un'altra volta. Me lo auguro. Questa ragazza fa una vita infernale. Non ha tempo né per mangiare né per parlare un po'. Forse è molto impegnata. La verità è che mi evita, facendo finta che tutto vada normalmente. Avevo sperato che tu parlassi un po' con lei. Ma se non mi conosce nemmeno. Tu ci sai fare molto con le donne, amico mio. Maurice. Le donne ti amano. E hanno fiducia in te. E quello che più conta è che anch'io ho fiducia in te. D'accordo, la porterò a pranzo fuori. Magnifica idea. A lei la cucina italiana piace molto. Cerco di farla divertire un po'. Ma naturalmente non troppo. La bouillabaisse. Sono 100.000 dollari. È quanto hanno chiesto. Non ho dormito stanotte. Non puoi andare tu al mio posto. Hanno già ucciso gli uomini di guardia. Franklin, quanti figli hai? Dimmelo. 4. E se capitasse qualcosa a te, che farebbero? Mi raccomando, Duncan, non commettere imprudenze. Non è mia abitudine. Ah, aspetta, me ne stavo dimenticando. Perché mi dai questa roba? Beh, è la prova che loro vogliono. Non si volti, signor Waterman. Sono armata. Lasci quel denaro sulla panchina e vada via. Riceverai il dipinto alla galleria oggi pomeriggio. Simone. Non si azzardi a voltarsi, altrimenti le sparo. Allora spara. Voglio solamente quel denaro. D'accordo? Niente affatto. Per favore, deve darmelo assolutamente. La pistola la prendo io. Siediti, avanti. Dammi una spiegazione. Sarà molto meglio per tutti e due se farà quello per cui è venuto. Dov'è quel dipinto? Parla. Andiamo a chiederlo al tuo capo. Non gli piacerà questa idea. Non mi interessa.
non sei un piedi piatti, chi diavolo sei? Sono un buon diavolo. Ogni volta che veniamo in banca non perdiamo mai meno di un'ora. Oggi faremo in un minuto, ci penso io. Senta, abbiamo fretta, per favore. Scusi, ha detto che il conto è stato aperto nel 1837. Sì, è stato aperto dal mio, vediamo, dal nonno di mio padre. Era un uomo che guardava al futuro, lui. Oh, grazie al cielo l'ho trovato, eccolo. Allora, c'è un saldo attivo di 10.000 franchi, al 5% di interesse annuo, per un periodo di 93 anni. In totale fa 1.000.000 di franchi, monsieur. Veramente? Mi auguro che lei non pensi di chiudere il deposito. Oh, no, no, per il momento no. Ma preferirei aprire un conto corrente. Monsieur. State calmi, nessuno vi farà del male. Non fate resistenza. Date loro quello che vogliono. Riempilo. Allora, amici miei, voglio tutti i contanti, i portafogli e i gioielli che avete. L'ha imparato da me il mestiere. Devi essere molto fiero di lui. È una questione di affari. Niente di personale. Se voi non farete del male a nessuno, avrete quello che volete. Mi sta bene. Il mio era un avvertimento. Grazie. Non devi agitarti. L'anello non riesco a sfilarlo. Lascialo dove è. È un omaggio da parte mia. La ringrazio. Sarà per un'altra volta. Va meglio, eh? L'anello. Non si toglie. No! No! Non ti faccia del male! Vada, calma, fermo! No! Stendetevi sul pavimento! Thank you.
Guarda chi si vede. Ti avevo avvertito. Tieni. Sempre un furfante, Ci dobbiamo battere ora, a meno che non sia tu a volerlo. Duncan MacLeod. Conosci quell'uomo? Dovevo chiamare la polizia. Il denaro non l'hanno preso. Devi chiamare me appena si faranno vivi. È solo uno schizzo su un pezzo di carta. Potevano ferirti, ucciderti. È un problema che riguarda me. No, non voglio averti sulla coscienza. Lascia perdere. Per favore. Oh, sei un po' in anticipo, amico mio. Ma stasera Anton sta preparando la sua specialità. Lui sa fare un gaspaccio davvero superbo. Non ho molta fame, Maurice. Io devo dirti una cosa. Riguardo a Simon, vero? Già. Mi ha detto che vi siete visti al parco. Davvero? Ero sicuro che le avresti dato dei buoni consigli. Splendida idea. Un bel viaggio è proprio la cosa di cui ora ha bisogno. Sicuramente. Mi ha detto che sono state le tue parole a farle prendere la decisione. Oh, bene. Allora... le sono stato utile. Ti ha detto dove prevede di andare? In Italia. È una meta perfetta, no? Firenze, Roma.
Le ho dato un po' di soldi per il biglietto. Sei uno zio ideale, Maurice. Dammi il suo indirizzo. Mi farebbe piacere augurarle buon viaggio. Oh, te lo do immediatamente. Sarà davvero felice di poterti rivedere. Mi auguro che non parta prima che tu arrivi da lei. Anch'io. Ciao. Ciao. Cosa vuoi che ti dica? Se vuoi lavorare, le condizioni le conosci. E la mia casa gode di un'ottima reputazione. Va ora. Bonsoir, Simone. Bonsoir, madame. È nella tua camera. È arrivato 2 ore fa e sta aspettando perché vuole solo te. Simone? Non c'è qualcosa che vuoi dirmi? No. Perché? Ne ho visti tanti come quello. E portano sempre guai. Non certo a me. D'accordo, va bene. Su, va allora. Simone, non innamorarti mai di lui. Ti sei fatta aspettare? Ho avuto da mio zio un po' di denaro. Possiamo lasciare la città. La macchina è qui davanti. Non c'è bisogno di affrettarsi. Ma come fai a dire che non ci dobbiamo affrettare? MacLeod ti ha visto insieme con me e andrà alla polizia. Non ci andrà alla polizia. Fidati di me. Salve, sto cercando... Ciao. Certo. Buonasera. No, veramente stavo cercando una persona. Posso esserle d'aiuto, monsieur? Io stavo cercando una amica. Ne ha trovate molte. Lei è fra queste? No, adesso non mi sembra di vederla qui, no. Si chiama Simone. Oh, mi dispiace, monsieur. Simone ora è impegnata in altre faccende. Oh, in tal caso è probabile che mi interessi l'uomo che è con lei. Beh, allora si deve rivolgere a un altro tipo di casa. È la casa giusta. Che aspetti? Raccogli la spada. Perché dovrei? Lo sappiamo come andrà a finire. Raccoglila! È chiaro che il mondo non mi rimpiangerà. Prendi la tua spada. Vedi, MacLeod, nella vita quasi tutto avviene per caso, non credi? Potevi incontrarmi tu invece di Tarsis. Thank you.
Torni a casa dalla mamma! Femminuccia! Un altro colpo è andato bene. Sei ancora troppo lento, comunque. Perché mi dici questo? Il guardiano stava per prenderti. Sei uno stupido dilettante. I rammolliti come te non si pagano. Ehi, la metà è mia! Potrai averla quando te la sarai guadagnata. Va bene. Hai vinto tu. Te la cavi bene. Davvero molto bene. Questo è un gran giorno per te. Perché oggi diventerai un immortale. Essere morto. E invece stai bene. Tieni, manda giù un po' di questo. Ma che diavolo mi hai fatto? Ho fatto di te un vero uomo. Sei molto più forte ora. E più agile che mai. E sarai così per sempre. Noi due dobbiamo parlare di parecchie cose. Scateneremo insieme l'inferno d'ora in avanti. Devo attarsi su tutto quello che so fare. Che uccidere? Quei due ci avrebbero sparato! Ho salvato Simon sparando per primo. Hai ucciso le vittime della tua rapina! No, MacLeod, non fargli del male, per favore. Ecco il dipinto, prendilo. Io non lo voglio. Ma non fargli del male, ti prego. Se vuoi il dipinto, riprenditelo. Se vuoi farmi punire, vado in prigione. Sarò remissivo e obbediente. Se hai mentito sugli uomini della rapina, ti prometto... Hai la mia parola. E tu hai la mia. Ti devo la vita, Duncan. Stai esagerando, non ti pare? Allora ti devo, diciamo, la mia casa, poi il futuro dei miei figli, forse il mio matrimonio e di sicuro la mia eterna gratitudine. Mi basta la gratitudine. Ma come hai fatto a riaverlo? Che importanza? Beh, che cosa dico alla polizia? Quello che vuoi, ma senza fare mai il mio nome. Ti va di scherzare, vedo. Qualche idea mi verrà in mente. Grazie. Devo andare. Alla tua, Duncan. Allora, com'è andata? È stato contento? Così è tutto sistemato, no? Almeno per il momento. Mi fa piacere. Non siamo amici solo perché ti ho lasciato vivere. Figuriamoci. La faccenda è chiusa? No, c'è un dettaglio. Devi lasciar perdere Simone. Ma io l'amo davvero. Allora fallo per il suo bene. Non ti sono simpatico, eh? Tu credi che mi piaccia essere un ladro? Beh, preferirei essere come te, però nessuno me l'ha insegnato. Quando sono a terra, non permettere mai che si rialzino. La compassione lasciala ai pazzi e ai preti, capito? Chi ti ha dato l'immortalità? Tanti che sono morti per me. Da quanto vivi per la strada? Ma che te ne importa? Lasciami in pace! Te lo dico io, da quando sei al mondo.
Non hai mai avuto nessuno che si occupi di te. Non ho bisogno di nessuno. No, io. Ti sbagli. Tu non hai ancora la più pallida idea di quello che sei, della tua vera realtà. Ma d'ora in avanti sei nelle mie mani. Trovati un lavoro, guadagnati da vivere, invece di fare il ladro. Puoi darmi una mano tu? Non faccio l'assistente sociale. La porta è aperta. Posso entrare un attimo? Ma certo. Pensavo fossi molto lontano a quest'ora. Se mi avessi denunciato alla polizia, mi avrebbero comunque già trovato. Non era un'idea da scartare. Ma non mi hai denunciato. Per quale ragione? Perché tuo zio è mio amico e non voglio che muoia di crepacuore. Sta cercando Simone. La cosa non ti riguarda assolutamente. Si sbaglia. Ma insomma, vuoi andartene? Dimmi un po', quali giochi sa fare lei con la tua carne cadente che ti piacciono tanto? Stammi a sentire. Tu da questo momento devi lasciarla perdere. Chiaro? Quando mia madre è morta, mio padre non si è mai ripreso. Era attaccato a me come se fossi mia madre. E mi trattava come lei in tutti i sensi. Ero una bambina di 10 anni. La sua approvazione per me era così vitale che gli avrei permesso qualsiasi cosa. E gliel'ho permessa. Non ne hai mai parlato con qualcuno? Non avevo nessuno a cui raccontarlo. Ma non avevi Maurice? Lui non poteva fare niente. Nell'incidente di mia madre era morta anche sua moglie. Lui affogò tutto il suo dolore nel brandy e si isolò da tutti per 5 anni. Quando si fece rivedere, non era più importante. È importante invece. Oh. E per chi? Per te. Anche. E per Maurice. McLeod. Maurice, che hai fatto alla mano? Ah, non è niente. Al ristorante mi sono tagliato. Non sapevo che eri venuta qui. Ci sono tante cose che tu non sai, ma prevedo che il tuo amico ti metterà al corrente. Grazie di tutto e arrivederci. Perché non rimani ancora un minuto? Devo andarmene. Aspetta un momento, Maurice. Simone, se non ti piace quello che fai, puoi sempre cambiare. Ti aiuteremo noi. Grazie, ci penserò su. Come sono morti quei due della rapina? E perché lo dovrei sapere? Sempre fretta quella ragazza. Vieni. Sorpresa. Oh, Lucas. Credevo fosse andato via. Lasciandoti qui? È impossibile, amore mio. Allora, a questo punto abbiamo parlato del tempo, dello champagne. Quando arriverà il momento in cui parleremo di Simone? Oh, Simone,
Beh, ormai è una buona amica, Morris. Adesso so tutto, Duncan. Che cosa vuoi dire? So che vita fa Simone. Da tempo sospettavo che fosse così. Come viveva, quello che faceva. Stasera sono andato a trovarla per parlare un po' con lei. E uno dei suoi clienti mi ha dato prova di saper usare lo stiletto. Sui 25 anni, capelli lunghi, biondi. Conosci quell'uomo? Ma dove stai andando adesso? Sono felice che tu sia tornato. Ora l'ho capito, sì. Ti voglio tirare fuori da questa vita. Portarti via da questo inferno. C'è una cosa che devi fare per me. Devi telefonare a McCloud e farlo venire qui. Per quale motivo? Non chiedermi una cosa simile. Ma non eri pronta a tutto per me? Non a questo, però. Con lui lo fai per amore? E con quel vecchio a cui stasera ho dato una pugnalata? Sei stato tu a ferire Maurice. È così che si chiama. Non voglio più vederti. Vattene immediatamente. Nessuno mi può cacciare via. Simon. Simon. Andiamo. Allora non gli ho detto niente. È questo che volevi, no? Grazie. Ce la fai a tornare a casa? Prima devo trovare una pistola per uccidere quel maledetto. Maurice, va a casa subito. A lui ci penserò io. McCloud. Avrai quello che ti sta a cuore. Ma devo seguire le mie regole. Però la colpa è anche mia, in fondo. Non è affatto vero. Torna a casa. È un peccato aver abolito la ghigliottina, monsieur, perché un assassino come lui la meriterebbe. Sa dove posso trovare Kagan? È tutto inutile, con certa gente. Per quello che fanno non pagano mai. Qualche volta sì. So che aveva una donna. È una che frequentava prima di Simone. Abita al 14 di Rue Malaquais.
La ringrazio. Mi auguro che lo trovi presto. Lo spero anch'io. Ehi, MacLeod! Come va la vita? Che bella moto! Oh. Alzati! Perché mi stai facendo questo? Per Simon! Che è morta! È morta? Io ho cercato di farle cambiare vita. Le avevo detto che degli sconosciuti non si doveva fidare. L'avrebbe ucciso un suo cliente. E chi se no? Dov'eri tu ieri sera? Io ero a casa di una mia amica. Chiedilo a lei, abita qui. Veramente? Te lo posso giurare. Mi hai detto che dovevo lasciar perdere Simone. Ed è quello che ho fatto. Se non ti davo retta, forse sarebbe ancora viva. Non è certo colpa tua, ovviamente. Credo di dovermi scusare con te. Puoi fuggire, ma dovunque andrai, io ti raggiungerò. Non ho ucciso nessuno io. Ho un alibi che lo prova. Guarda che non siamo in tribunale. Sei impazzito. Non vorrai uccidere un innocente. Io non ho fatto del male a nessuno. Questo lo dici tu. Cerchi questo, vero? L'avevo già visto da qualche parte. Questa è un'esecuzione. Non mi sono potuto difendere. Ti è andata molto meglio che a Simone, non credi? Tu non hai ancora la più pallida idea di quello che sei, della tua vera realtà. D'ora in avanti, sei nelle mie mani. Ricordalo sempre, Lucas. La colpa non è mia. Devo a lui quello che sono. Lo so. Non è stata colpa tua, credimi. Forse no. Aveva solo 10 anni quando ha perduto il suo futuro. Qualcuno l'avrebbe dovuta aiutare allora. È vero, ero sì, io quello che le dovevo dare. Evidentemente tu non potevi aiutarla. Se lo avessi immaginato, se avessi saputo aprire gli occhi. Sicuramente avresti fatto qualcosa.
In fondo è facile capire la vita guardandosi alle spalle. Lo hai trovato l'uomo che l'ha uccisa? L'uomo che l'ha uccisa, Maurice, è morto.